padroni di casa è un, come lo dobbiamo definire, un noir divertente, sorprendente, un thriller, un che ricorda un po' Twin Peaks, un po' insomma tutti i film legati a uno straniero che arriva in un luogo, in una montagna. E poi, voglio dire, al di là del carisma dei tuoi protagonisti, al di là della loro simpatia, è una storia molto disturbante. Come nasce questo equilibrio tra elementi così differenti? Volevamo farlo assomigliare, nonostante l'andamento della storia, volevamo farlo assomigliare un po' alla vita. E quindi quando c'è l'attimo prima del buio, la risata. E quindi questo rispetto al registro e al tono di tutto il film. Come è nata dal desiderio, cioè da un paio di domande probabilmente c'erano venute entrambe, nello specifico inizialmente la storia è nata tra me e Valerio, parlando a me e Valerio di un progetto da fare insieme e sulla fragilità che sta dietro alla violenza, la paura. Volevamo fare un qualcosa che portasse dentro questo tema. I vostri personaggi sono entrambi dotati di una grande ambiguità. Come l'avete mantenuta per tutto il film? E poi avete girato anche in sequenza, credo, o no. Qua no? Perché allora ancora però, alcune cose sai. E allora ancora uno sforzo maggiore, perché alla fine entrambi in qualche maniera gettate la maschera. Quanto è stato difficile interpretarli? Ma io trovo delle similitudini nella vita di Fausto Mieli con la mia vita di cantante. Ho avuto anch'io degli anni di crisi, di abbandono da parte del pubblico. Certo, qui c'è un aspetto che mi incuriosiva molto e per quello ho accettato il film, di aggiungere a questo personaggio un cinismo, una cattiveria, una rabbia, un egoismo, una vanità che forse il pubblico non accosta alla faccia di un Gianni Morandi cantante che va a Sanremo, che va a Canzonissimo, che incide dei dischi. Quindi questo è l'aspetto che mi ha incuriosito di più e mi sono impegnato a tentare questa sfida. Invece tu, Valerio? No, perché stavo pensando, perché io prima di parlare penso, capito? Non è che ho questa immediatezza che ti contraddistingue. Perché ti ho colpito quello che tu molto, detto. Stavo ragionando sul fatto che hai citato Canzonissima, che non va più da 35 anni. Perfetto, quindi Gianni è con noi, è ancora con noi. No, anch'io, io penso che un personaggio così, non mi sembra molto ambiguo il mio personaggio, mi sembra un personaggio che ha fatto di tutto probabilmente per reagire alla strada che aveva preso la sua vita, solo che ha reagito magari in superficie, cioè non è mai andato dentro il suo vero problema, e che gli eventi di questa storia poi lo riportano su quella strada lì. Qui mi sembra un personaggio che afferma la propria sconfitta rispetto alle cose della vita. Quindi è un personaggio che a me fa molta tenerezza, è un personaggio che forse conosco anche, ecco. Il momento più linciano, tra virgolette, del film è il dialogo tra di loro, che non sappiamo se è avvenuto o meno, quindi non voglio chiederti se è avvenuto o meno perché rovinerei il film a chi lo va a vedere, però è un momento molto, è un momento di snodo chiave, che però così ha una, non sappiamo se è stato vissuto o meno. Come è venuta questa idea di, a un certo punto questo film cambia completamente registro e passa dal piano di quello che può sembrare una commedia, perfino anche da risvolti sociali, in qualcosa di così diverso da quello che è il panorama del cinema italiano in questo momento? Beh, la riflessione rispetto al cinema italiano di questo momento non mi riguarda, nel senso che io ho fatto il mio. Certo. Rispetto a quello mi piaceva un momento che mi piace pensare, anche immaginato, di rottura e di rappresentazione della mancanza della comunicazione tra due personaggi vicini, perché in quel dialogo lì ognuno sta dialogando con se stesso, nessuno ascolta l'altro, è la rappresentazione più palese dentro nel film di questa cosa. Uno parla dei propri problemi rivolgendosi all'altro e l'altro delle proprie velleità. Ti ricordi di che scena stiamo parlando? Infatti non l'ho mai capita tanto bene quella scena. L'abbiamo rifatta anche parecchio, non scherzo. Ma mi ricordo che ci fu un momento drammatico lì dove io non riuscivo ad andare avanti.
E ti ringrazio per il linciano, proprio. No, ma però ha colto un momento fondamentale. Beh, certo, quel dialogo lì che io non ci avevo mai pensato che potesse anche essere nell'immaginario di Cosmo. È bellissimo, infatti, la possibilità di lasciare aperto, però, che sia un film che. Così. Ecco, però il confronto tra di voi in quel momento è molto sincero, cioè prima l'abbiamo visto un po' formale, insomma, appunto del ruolo verso i padroni di casa. In quel momento siete due persone, una davanti all'altra, ma perché che si dicono delle perché cose. Il mio personaggio si approccia a lui come si approccia a un fan normalissimo, quindi anche invadente dal punto di vista emotivo, quindi in quello il mio personaggio aiutava una conversazione del genere. Il fatto che lui si aprisse a me è stata la cosa più, è la cosa drammaturgicamente più interessante in quel momento lì. Ma aprivo a te, però il personaggio parlava di solo, sé. Sì. Però ecco, il fatto, vorrei chiudere questa intervista con questa domanda, il fatto che questo personaggio ti assomigli in qualche maniera, non essendo te ovviamente, però il concerto finale che ha un montaggio alternato verso qualcosa di molto più emblematico, che effetto ti ha fatto rivederlo? Cioè, perché voglio dire, tu hai ovviamente un'esperienza nella tua carriera, una conoscenza del tuo lavoro, ma vederti portato in un ambiente che ti ha disturbato un po' come disturba il pubblico questo film. Non sapevo se guardarmi come attore, se ero credibile, se ero bravo, oppure se mi infastidiva il modo di comportarsi di questo Fausto Mieli. Quindi sono stato un po' turbato nel vedere il finale del film. Però forse è una forza questa, è un aspetto positivo del film.